Logos Web Radio. Benvenuti a Logos Web Radio. Siamo giunti alla sesta puntata della rubrica Scrusciu, disturba il silenzio, sempre dal seminario Mafia ed Antimafia, ancora una volta la scoperta della lotta ai vari sistemi mafiosi attraverso tutti i punti di vista e ascoltando la voce di chi ha portato in prima linea questa storia. L'ospite di questa puntata è l'ex eurodeputato e giornalista Claudio Fava, che ci parla della storia del giornalismo siciliano in prima linea contro i poteri forti, dall'esperienza dei siciliani fino ai giorni nostri. L'intervista è stata realizzata da Roberto Meloni. Per iniziare, le prime esperienze di giornalista contro i poteri forti, l'esperienza dei siciliani, ce ne parli in qualche battuta? Siciliani è un'esperienza straordinaria, perché è anche l'esperienza di una comunità umana, di un gruppo di amici, di compagni, di giornalisti giovanissimi, con la grande lezione di giornalismo che aveva la Giuseppe Fava, in un tempo in cui immaginare un giornalismo indipendente, libero e pronto a raccontare cosa fosse il sistema di potere mafioso in Sicilia era un'impresa abbastanza rara, complicata. L'abbiamo fatto e credo che la cosa più straordinaria in Sicilia sia stato continuare a fare questo giornale anche dopo la morte di Giuseppe Fava, cioè continuare a mantenere in vita questo presidio di buona informazione negli anni successivi, oltre che farne una bella palestra di giornalismo per tanti. Quanto è stato difficile mantenere in vita il giornale dopo la morte di Pippo Fava? La difficoltà di chi si trova con pochi denari, un ambiente istituzionale ostile, ma è un ambiente umano invece attento, caloroso, se non ci fosse stata questa comunità ancora più vasta che si faceva carico di stare accanto ai sicili, diventava soltanto l'impresa di alcuni svitati, di alcuni testimoni, così non è stato. Cosa ne è oggi dell'esperienza dei siciliani? Esiste ancora il giornale? No, cioè non esiste più da una decina di anni, è stata un'esperienza importante comunque, poi naturalmente quel gruppo di ragazzi è cresciuto, la loro storia professionale si è preso molte direzioni, importante è stato conservare la stessa idea di buon giornalismo, ciascuno poi nel percorso che ha fatto. Credo che fosse importante tenere aperto ad ogni corso di siciliano, è importante tenere accesa questa esperienza e fare in modo che si trasferisse poi nel percorso che tutti gli altri hanno fatto. Quanto può essere forte il legame fra media e soprattutto i giornali e la mafia? Il legame può essere forte e può essere spezzato, è un legame forte perché la mafia ha bisogno di buona informazione, cioè un'informazione disciplinata, attenta, prudente, fare in modo che questa obbedienza dovuta passi come messaggio all'interno di alcune redazioni, in alcune regioni, è una fatica alla quale le organizzazioni criminali si prestano da molto tempo, perché capisco poi il consenso sociale, se esiste, e comunque l'attenzione, la soglia di attenzione dell'opinione pubblica si costruisce anche attraverso una buona stampa, a loro serve una cattiva stampa, buona dal loro punto di vista. Sono legami che possono essere spezzati se vengono raccontati, denunciati, se vengono intercettati, se non si subiscono. Credo che questo, cioè, ormai negli ultimi anni sia avvenuto, è una cattiva stampa, una stampa palesemente cattiva, non ci sono più spazi di clandestinità da questo punto di vista. Oggi è il 30 aprile, l'anniversario della morte di Pio La Torre. Quale può essere il modo migliore per ricordare questo grande uomo politico ucciso dai colpi di Cosa Nostra? Pio La Torre è stato un grande combattente, un grande siciliano, e soprattutto ha avuto l'intuizione di capire cosa fosse diventata la mafia a partire dalla Sicilia, un sistema di potere vasto, ramificato, collaudato, consolidato, e ha anche capito che lo scontro non poteva essere gestito solo in termini di testimonianza. Aveva portato 1 milione di persone alla manifestazione contro Comiso, mettendo insieme anche storie, culture, linguaggi politici diversi, è stata la cosa forse più importante, perché ha raccontato una Sicilia diversa dal paradigma
che la mafia vuole proporre, è stata forse anche proprio per questo la sua condanna a morte. Fra pochi giorni un altro illustre anniversario, il 9 maggio ricorre l'anniversario della morte di Peppino Impastato. Che dire del suo modo di fare giornalismo? Impastato ha costruito un modo atipico ma efficacissimo di fare informazione, di fare giornalismo, mettendo insieme tutte le corde del racconto, la documentazione, la denuncia, ma anche l'ironia, la caparbietà con cui si stava sul pezzo, come si dice, senza mai distrarsi, e l'idea soprattutto che fosse possibile fare buona informazione contro la mafia anche in una piccola realtà intasata di prudenza per benigno mafioso come era Cinisi. Cioè, la storia impastata è la storia di un giornalismo di frontiera che dimostra che non esiste frontiera nella quale non ci sia lo spazio per dire la verità. Per concludere, un'ultima domanda: come sconfiggere il consenso sociale di cui tu anche poc'anzi hai parlato, che ha la mafia? Ma costruendo e spiegando le ragioni della convenienza della sconfitta della mafia, convenienza non soltanto sul piano astrattamente etico, ma convenienza concreta. Sbarazzarsi organizzazioni criminali in Italia vuol dire restituire ricchezza sociale, ricchezza economica a un terzo del paese, vuol dire chiudere una lunga stagione di privilegi raccolti nelle mani di pochi e fare in modo che la qualità di diritti, la qualità della spesa pubblica, la qualità della democrazia torni ad essere una risorsa per tutti. Contro questa qualità la mafia in sé è il nemico principale. Perfetto, noi ti ringraziamo per l'intervista e soprattutto per la lezione di vita, affinché qualcosa possa cambiare. Ti ringrazio molto. L'intervista è stata realizzata da Roberto Meloni. Un saluto da Giulio Ferrante, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.